Avevo 3 anni quando un assistente sociale mi portò a Villa Azzurra, che di quel colore non aveva proprio nulla. Ci finì perché quella buona donna di mia mamma mi aveva avuto da un uomo che della paternità se ne infischiò allegramente. Lei era giovane e sola e lavorava come operaia in una maglieria. Così finì nel manicomio per i più piccoli, giusto per avere un letto e un piatto di minestra. Ma lì, a Villa Azzurra, che era una caserma con le suore che punivano per ogni non nulla, diventai oppositivo. Ricordo che mi punivano e io scappavo per le grondaie sul tetto, mi nascondevo nei tombini, mi rifugiavo nella camera mortuaria all'ospedale di Grugliasco, perché di fronte alla paura non ho mai pensato di provare a fare pena. Ho sempre reagito alla paura con la rabbia, la protesta. Una volta vidi un'infermiera che faceva la festa a un infermiere, lo dissi alla suora e lei mi punì. Cominciai ad essere legato al letto o al termosifone, che avevo 4 anni, così diventai un ribelle.